Ciao ragazzi, benvenuti su Ali from the Block e FTV Channel. Io sono Ali e quest'oggi vi parlerò di Topolino numero 3560. Eccolo qui, Topolino numero 3560, con questa bella copertina di Andrea Freccero, colorata da Andrea Cagol, una copertina ovviamente dai toni amorosi, dai toni san valentiniani, in cui vediamo appunto Brigitta e Zio Paperone con un enorme cuore alle loro spalle, quindi uno sfondo bianco, il cuore rosa, la scritta in rosa Topolino con il rilievo giallo, giallo oro praticamente, quindi una copertina devo dire che apprezzo tantissimo anche per i vari dettagli, ma su Andrea Freccero mi sono espresso tante volte, secondo me il miglior copertinista attualmente su Topolino. Apriamo il numero 3560, vediamo la pubblicità del Topolibro sui gatti, e Paperino e i gatti, insomma anche Malachia, che era tira Paperopoli con Paperino che fa un regalo a Paperina. Quando riesco a ricordarmi di San Valentino mi sento davvero un eroe, dovrei farlo più spesso, magari anche più volte l'anno. Poi c'è la pubblicità delle medaglie che usciranno, le 8 medaglie che usciranno sulle varie testate, tra cui Topolino, Disney Big, Paperino, Paperinic, Zio Paperone, i grandi classici Disney, e insomma col prossimo numero ci sarà anche il raccoglitore più la medaglia di Pippo, ma ovviamente ci sarà un sovrapprezzo, credo che il tutto costerà 6,50 euro, quindi 3 euro in più rispetto al Topolino singolo. Alex Bertani, ovviamente il direttore nell'editoriale, ci presenta quello che leggeremo in questo numero e nei prossimi, insomma, evidenziando il fatto che Ductopia finirà su questo numero col terzo e ultimo episodio. Infatti vediamo le storie nel sommario: Il padrone del multiverso di Francesco Artipani e Licia Troisi, disegni Francesco Di Ippolito, Chine, Lucio De Giuseppe, colore Gaetano Gabriele d'Aprile. Da questa volta, da questo numero c'è la novità, GFB Comics c'è scritto, è praticamente l'ultimo episodio di Ductopia. Poi c'è Zio Paperone, la cupidigia di Cupido, che è la storia principale, che inizia e finisce su questo numero, al quale si riferisce anche la copertina di Freccero, e vi devo dire subito ragazzi che è la storia più bella di questo numero. Poi ci sono Coppia Top, tre storie brevi autoconclusive di Vito Stabile, con il disegno di Marco Mazzarello, e poi c'è Paperina, Didone e La pelle di bue, della grande mitologia papera. Insomma, si inizia con l'ultimo, terzo e ultimo episodio di Ductopia. Allora ragazzi, Il padrone del multiverso, allora, le mie conclusioni finali su Ductopia: io non sono mai stato un fan, lo sapete, del fantasy, nemmeno di Ductopia, però questi tre episodi devo dire che mi hanno soddisfatto, soprattutto per la presenza da protagonista di Gamba di Lenno. Non vi dico come va a finire per non spoilerare, però posso dirvi che mi ha convinto soprattutto perché si mette in evidenza un personaggio come Pietro Gamba di Legno, e già avevamo visto nei primi due episodi, ma questo terzo ancora di più. E quindi, secondo me, questa saga di Ductopia è promossa, benché non entri proprio a pieno nelle mie grazie con i miei gusti. La pubblicità di Area 15, La signora della scogliera, la vedremo sul prossimo numero, quindi tornerà Area 15. E poi abbiamo la storia, Zio Paperone, la cupidigia di Cupido, che suddivide appunto in due episodi. Una storia che mi ha colpito tantissimo ragazzi, mi è piaciuta molto perché mette in mostra il fatto che Brigitte, insomma, da sempre una spasimante di Zio Paperone, c'entrerà anche Amelia nella storia, ci sarà anche Rockerdach, insomma vari intrighi per questa storia, molto ben disegnata e devo dire molto ben raccontata, devo dire, da Sergio Badino, con i disegni di Carlo Limido, il colore di Irene Fornari. Insomma ragazzi, mi è piaciuta molto. Non avevo dubbi, visto che siamo a San Valentino, si parla appunto di amore, e ci sarà un Zio Paperone abbastanza sorprendente, ma non vi dico altro per non spoilerare, vi dico soltanto che è una storia che mi ha divertito molto, molto scorrevole e molto simpatica, quindi bravissimo Sergio Badino, ma anche Carlo Limido ai disegni. Poi ci sono le tre storie autoconclusive brevi, scorrevoli e molto simpatiche, Coppia Top, in cui sono protagonisti Topolino e Minni. Tre storie: la prima, Una cena, la migliore delle tre, secondo me la migliore delle tre, con i disegni di Marco Mazzarello. Praticamente c'è una lotta, diciamo, chiamiamolo così, su cosa è migliore, cosa è più buono da mangiare tra gli spaghetti, che dice, insomma, che cita Minni, e le focacce di Topolino. È una storia molto simpatica anche questa, così come quella di Una gita,
e anche quella di un giro in centro, insomma, ci mette in mostra la coppia top, come lo è da sempre Topolino e Minni, e i problemi di coppia, se vogliamo chiamarli così, problemi, ma alla fine, visto che siamo a San Valentino, è una coppia amorosa ed è diciamo che è stato un bene fare queste storie. La grande mitologia greca, Papera. Luca Barbieri, soggetto e sceneggiatura, disegni Emilio Urbano. Allora, ragazzi, di solito quando si parla di mitologia non mi piacciono molto le storie Disney, però devo dire che qui Luca Barbieri mi ha convinto, benché non sia la migliore storia di questo numero di Topolino. Abbiamo Paperina Didone in combutta, più che in combutta, quasi in gara con Gastone, che in questo caso ambiscono entrambi a diventare re. Di questo posto, insomma, una storia che devo dire mi ha soddisfatto, anche se di solito la mitologia nella Disney non mi fa impazzire. Sagacia leggendaria dall'epica matematica, e poi ci sono le medaglie d'autore. L'intervista a Fabio Celoni ci fanno vedere tutte le varie uscite delle medaglie: Paperino, Topolino, Rocarda, che le varie testate. Ma io ve lo dico già, insomma, non farò, non credo proprio che farò le medaglie, anche perché bisogna acquistare tante testate, e sinceramente non mi va. Ma anche perché, lo sapete, la mia politica sui gadget non mi fanno impazzire. Poi andiamo avanti, vediamo ciò che uscirà in settimana in edicola: i classici Disney, Disney Big, i grandi classici Disney e Zio Paperone. Quindi molto ricca questa settimana. Medaglie d'autore tra 7 giorni con Topolino, come detto, a 6,50 euro dovrebbe essere questo il prezzo. La copertina del 3561 con protagonista appunto Area 15, la signora della scogliera e nel giardino d'inverno, due episodi che chiuderanno appunto, inizieranno e chiuderanno su questo numero. Pianeta Paperone ritorna con le gallette predilette. Area 15 ovviamente con Marco Nucci e Mattia Surros, mentre le gallette predilette Vito Stabile, Marco e Stefano Rota. Paperino lo scacco smacco, una storia, dovrebbe essere una storia estera, inedita in Italia, e Pippo il primo valzer di Danilo Dainotti e Luca Usai. Chiude il tutto, barzellette e colmi. E poi c'è questa pubblicità di Paperino e Superstar, che forse ci farò un pensierino ad acquistarlo in occasione appunto perché quest'anno ci sono i 90 anni di Paperino. Allora, ragazzi, che dirvi? Un numero che mi ha soddisfatto, non appieno, però devo dire che mi ha soddisfatto. Se dovessi fare la mia classifica al quarto posto, anzi al quinto, metto Paperina Didone e la pelle di bue, poi le tre storie autoconclusive di Coppia Top le metto al quarto posto, al terzo metto, anzi, al secondo, Il padrone del multiverso, che mi ha soddisfatto, ma al primo posto assolutamente Zio Paperone, la cupidigia di Cupido, di Sergio Badino e Carlo Nimido, che veramente mi ha sorpreso ed è stata la storia più bella. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.